Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei riflessi che il conflitto in Ucraina sta avendo anche nella nostra regione. Pescara infatti ha abbracciato la prima famiglia ucraina fuggita dalla guerra. Ad accoglierla in municipio il capogruppo dell'UDC al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, il quale si sta occupando di trovare una sistemazione a questa famiglia. Il servizio è di Stefano Recanati. Mi è rimasta lì la mamma, mio figlio invalido, pure mio fratello che fa la guerra perché sta con il contratto e mi dispiace anche che non posso neanche aiutare a loro. 24 ore fermi alla frontiera romena di Siret e poi un lungo viaggio di 30 ore per raggiungere Pescara. L'odissea vissuta da Bozena, 32 anni, partita in auto dalla città ucraina di Chernivtsi con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne, giunte nel capoluogo adriatico questa notte ad accoglierli alla dogana il papà Valerio, da anni in Italia, e che ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia. Guarda, un terrore che io c'ho ancora sulla pelle, perché non riesco ancora a accettare che facciamo tutta questa guerra. Io non lo so perché, per quale motivo. Spero che il comune aiuta, che dà la mano di tutto per la scuola, per l'asilo, perché i nipotini non devono vedere tutta questa cosa. In comune la famiglia è stata accolta dal gruppo dell'UDC di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli, il quale ha già avvisato il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l'assessore alle politiche sociali per trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione a questa famiglia. Le politiche sociali attraverso l'assessore Dinisio, che si sta occupando adesso dalla parte, diciamo, più operativa, cioè quella della sistemazione, perché ovviamente ci sono dei minori, quindi va trovata una sistemazione ad hoc rispetto alle esigenze che possono avere dei minori rispetto a degli adulti. Per cui Pescara integra, l'UDC aiuta ed è sempre presente per i bisogni non solo della città di Pescara, ma devo dire a questo punto anche rispetto a quello che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi. Il conflitto si sta rivelando anche una guerra cibernetica. L'Abruzzo è sede di grandi aziende che si occupano proprio di cybersicurezza, un aspetto chiave delle guerre contemporanee, compresa quella in Ucraina. Giuseppe Dintino. Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Presidente Putin, i tuoi segreti non sono più al sicuro. È una dichiarazione di guerra quella pronunciata dalla maschera bianca di Anonymous. L'attacco hacker alle compagnie energetiche russe che gestiscono gas e petrolio ci ricorda che oggi la guerra è anche guerra informatica. Il collettivo questa mattina ha attaccato anche le ferrovie bielorusse. Tutti i servizi sono disattivati, hanno detto gli hacker, finché le forze russe non lasceranno il paese. In gergo militare l'attacco si chiama Tango Down. È anche questa la guerra del XXI secolo. Eccolo. Anonymous negli ultimi anni è ricordata anche per le azioni contro l'ISIS e contro Israele. Per stare al passo, le grandi aziende che si occupano di difesa si specializzano sempre più sul cyber universo. Nulla di nuovo sotto il sole, ci spiega il professor Antonio Teti dell'Università d'Annunzio, responsabile del settore sistemi informativi e innovazione tecnologica. La cyber war si combatte tutti i giorni, dice il professor Teti, anche ricorrendo ad hacker mercenari. I conflitti si combattono diciamo in maniera forse un po' minore sul piano dell'impegno delle truppe sul campo e sempre più sul piano cyber, quindi in base all'utilizzo delle strutture informatiche, delle applicazioni informatiche e di quelli che conosciamo con il termine di malware. I conflitti cibernetici hanno il vantaggio di costare poco perché si possono condurre attraverso diciamo pochi operatori seduti in un angolo sperduto di un qualsiasi paese, e il tutto avviene attraverso la rete internet. L'elemento ora predominante a livello mondiale risulta essere quello della difesa cibernetica, quindi difendere i propri dati significa difendere il proprio patrimonio informativo e aggiungerei significa difendere anche l'esistenza stessa o la sopravvivenza di un paese.
L'Abruzzo è un punto di riferimento in questo settore. Qui è presente Telespazio, si trova nel Fucino e si occupa di servizi satellitari e geoinformazione. Così come a Chieti Scalo c'è la Leonardo S.p.A., azienda leader nel settore della cyber security e della difesa in generale, partecipata dal Ministero dell'Economia. Il centro è attivo 24 ore su 24 e ci lavorano 180 persone. Leonardo S.p.A. dal 2012 è partner della NATO e alcuni degli strumenti di difesa informatica attualmente utilizzati nel conflitto ucraino potrebbero essere sviluppati in Abruzzo. L'infrastruttura di Leonardo in Abruzzo è una infrastruttura dedicata proprio alla cyber, quindi da tempo si occupa di sistemi difensivi e quotidianamente utilizza al meglio le proprie risorse, sia in campo diciamo di risorse professionali che risorse tecnologiche, per fronteggiare tutti i possibili attacchi o tentativi di attacco all'infrastruttura. Il mercato della cybersicurezza è in crescita. La crisi ucraina si è rivelata, come prevedibile, terribile anche per la borsa, con ripercussioni monetarie e azionarie. Oggi il FTSE MIB ha perso oltre il 2,8%. Leonardo però rappresenta un'eccezione. Solo oggi ha guadagnato oltre il 17%. Il valore delle sue azioni sono in netta crescita da quando, la notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha avviato l'invasione. Il mercato è stratosferico e sempre di più questo mercato crescerà. Partirà oggi il primo pullman proveniente dalla Puglia diretto in Ucraina per portare medicinali di vario genere per fronteggiare le difficoltà provocate dalla guerra. Vediamo. E questo è scritto in ucraino, scritto in italiano, può darsi non tradotto bene, però penso che si capisce. Adesso proprio urgente servono. È un lungo elenco di farmaci e dispositivi di primo soccorso, quello che ci mostra Ciuprimaia. L'attacco russo all'Ucraina ha già fatto tanti feriti e le scorte iniziano a scarseggiare. Tantissime le persone che hanno risposto all'appello lanciato sui social dall'associazione, come conferma il presidente Carlo Sanvitale. E medicinali, perché è la cosa che ci hanno richiesto di più da lì. Queste associazioni mediche, perché con i feriti, specialmente militari, civili, scarseggiano i militari. Non pensavo, almeno qui per Scala in Abruzzo, alle telefonate che ho per l'aiuto umanitario, non pensavo, anche famiglie che vogliono mettere a disposizione appartamenti, camere, di tutto, questo sinceramente non lo pensare. Un primo viaggio partirà già nella giornata odierna, sarà un pullman di linea che arriverà fino a Leopoli, dove per ora la situazione non è drammatica come nella capitale Kiev. Questo è un pullman che passerà, caricheremo i medicinali, poi mano a mano che sappiamo che il pullman riesce a ripassare le dogane, perché se non si bloccano, allora raccoglieremo altre medicine e li spediremo. I pacchi verranno sigillati con cura, i fogli applicati su di essi saranno garanzia per il passaggio alla frontiera. E questo è il luogo nostra associazione. E quindi è sicuro che possono. Ok. 100%. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Chiudiamo la pagina relativa al conflitto in Ucraina, apriamo quella del Covid, sono 459 infatti i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 373 di questi sono identificati attraverso test antigenico rapido, il tasso di positività è pari al 9,81%, in aumento, in controtendenza rispetto ai giorni scorsi le terapie intensive. Peraltro si registrano 4 decessi recenti e il bilancio delle vittime sale a 2.958. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra gli 8 mesi e i 95 anni. Gli attualmente positivi sono quasi 62.000. 386 pazienti, meno 6, sono ricoverati in ospedale in area medica e 14, più 2, sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti in più rispetto a ieri sono 367, vediamo le variazioni provincia per provincia, 96 casi in più registrati in provincia dell'Aquila, 141 casi in più in provincia di Chieti, 126 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 84 casi in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, più 6 per persone che risiedono fuori regione, mentre per 4 sono in corso verifiche sulla provenienza.
E per far fronte alle necessità straordinarie di personale sanitario legate all'emergenza Covid, le ASL potranno assumere a tempo determinato anche professionisti con cittadinanza di paesi al di fuori dell'Unione Europea. Lo ha deciso la giunta regionale, che ha approvato una specifica delibera proposta dall'assessore alla sanità Nicoletta Verin. Le quattro ASL abruzzesi, per far fronte alle necessità straordinarie di personale sanitario legate all'emergenza Covid-19, potranno assumere a tempo determinato anche professionisti con cittadinanza di paesi extra Unione Europea. Lo ha deciso la giunta regionale d'Abruzzo, che ha approvato una specifica delibera proposta dall'assessore alla salute Nicoletta Verì. La possibilità di reclutare personale extra Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e con un'adeguata conoscenza della lingua italiana è prevista da una legge statale dello scorso novembre, che consente assunzioni fino al 31 dicembre prossimo e limitatamente alle strutture sanitarie effettivamente impegnate nella gestione della pandemia. È una possibilità in più, spiega l'assessore Verì, a cui le nostre aziende sanitarie potranno fare ricorso in caso di necessità. Le graduatorie ancora valide e le altre procedure utilizzate finora non sempre sono infatti sufficienti a colmare le carenze di personale che spesso si verificano in questi mesi di grande pressione sulle strutture. Di qui la decisione di prevedere questa opportunità rivolta a professionisti adeguatamente formati che potranno essere inseriti temporaneamente negli organici ASL. E a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nel weekend con forti raffiche di vento, sono state segnalate diverse criticità nelle zone interne della provincia di Pescara. Il presidente Ottavio De Martinis fa il punto dopo l'incontro straordinario voluto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. È stato un fine settimana all'insegna del maltempo. Dopo le nevicate che hanno colpito soprattutto l'entroterra, i disagi maggiori sono arrivati dai blackout che hanno interessato diversi centri. Per questo, nella giornata di ieri, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha convocato un tavolo d'urgenza per fare il punto della situazione sulle conseguenze legate proprio al maltempo. All'incontro hanno partecipato anche i vigili del fuoco, la stessa Enel, l'ANAS e la polizia provinciale. Le difficoltà più rilevanti si sono riscontrate a Penne, mentre a Tocco da Casauria, dove un traliccio si è piegato in due, ha comportato la chiusura della provinciale 67. Questi problemi in realtà sono problemi soprattutto riguardanti la corrente, perché per quello che riguarda le strade, fortunatamente gli uomini e i mezzi che sono intervenuti prontamente hanno reso le strade percorribili, quindi non ci sono stati disagi da questo punto di vista. C'è stata purtroppo la caduta di tanti alberi, questo sì, ma anche qui in questo caso si è provveduti subito alla rimozione. Quello che invece è stato un grande problema, un problema per il quale ci siamo ripromessi di convocare un tavolo e Sua Eccellenza ha condiviso questa indicazione, quanto prima, per ragionare dopo questa emergenza che cosa non è andato al fine di evitare che si ripeta la situazione che ancora adesso purtroppo si è riscontrata sul territorio. Tante contrade di tanti comuni sono rimaste senza corrente, probabilmente a causa di una manutenzione che forse si poteva fare in maniera più accurata. Sicuramente il maltempo è stato, questa perturbazione è stata abbastanza forte, ma al di là di questo non è possibile pensare che si possa lasciare un intero territorio senza luce, e a tal proposito vanno presi dei provvedimenti quanto prima. E dopo il pronunciamento del Comitato VIA e del Consiglio di Stato, oggi le associazioni di categoria di Chieti e il WWF sono tornate a ribadire il loro no deciso al progetto Miro per la realizzazione di Megalo 2 e annunciano che si costituiranno in giudizio al TAR. Selenia Secondi. Megalo 2 non sa da fare, lo ribadiscono oggi Confcommercio, Confesercenti, CNA, WWF e Pescara Chieti, che questa mattina, in vista della prossima seduta del Comitato VIA per il progetto Miro, hanno annunciato che si costituiranno in giudizio al TAR. Già Megalo fu realizzata senza autorizzazione ambientale, ricorda il WWF. I successivi ampliamenti non hanno ragione d'essere per questo. Il fatto che oggi si pensi ad una via postuma è assurdo, perché non è auspicabile nel caso di costruzioni realizzate dopo una bocciatura. Bocciature confermate anche in via giudiziaria, prima il Comitato VIA, poi il Consiglio di Stato, infatti hanno espresso parere negativo alla realizzazione di Megalo 2 e ciò che è stato realizzato andrà abbattuto e demolito.
La Regione Abruzzo, a mio avviso in maniera puntuale, sta osservando l'ordinanza del TAR per verificare se effettivamente deve procedere a questo esame preventivo. Tutto ciò, a mio avviso, fa la Regione Abruzzo perché è ben conscia che questa via postuma non può andare da nessuna parte. Quello che noi aggiungiamo come associazioni ai pareri legali già espressi in maniera esaustiva dall'avvocato Febbo e che nella fattispecie non è possibile effettuare nessuna sanatoria e quindi in maniera immediata senza ulteriore proroghe bisogna provvedere alla demolizione dei manufatti perché sono già stati giudicati negativamente dal punto di vista sociale-economico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della sicurezza. Quindi noi chiediamo alla politica che manifestino il loro dissenso, il loro favore nei confronti di questo progetto che riguarda non solo la città di Chieti ma tutto il territorio. Io ritengo anacronistico continuare in questo modo ad intasare le aule giudiziarie e per una cosa che ormai la proprietà dovrebbe rendersi conto di aver fatto un investimento sbagliato e arrendersi. Il mondo sta andando avanti in tutt'altra maniera, questi scatoloni vuoti dei centri commerciali sono archeologia commerciale in tutto il mondo, quindi non sono proprio neanche da favorire se vogliamo e la pandemia ha dimostrato la necessità dei negozi di vicinato, incalza anche l'online e questo è il vero nemico da combattere probabilmente su tutti i fronti, quindi basta queste cause che a quanto pare poi non portano a niente. Parliamo di trasporti adesso, sempre meno corse nelle aree interne, così il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli torna a denunciare l'azienda di trasporto unico regionale che in questi giorni sta lasciando a terra molti pendolari, tra cui gli studenti. I tagli delle corse degli autobus TUA stanno penalizzando studenti e lavoratori delle aree interne. A denunciare questa carenza è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli che questa mattina ha voluto toccare con mano le difficoltà che stanno vivendo i cittadini di Cerratina, frazione del comune di Pianella nel Pescarese. Anche se i problemi, dice Blasioli, si estendono anche ai comuni limitrofi come Moscufo e Cepagatti. Se TUA dice è un problema di dipendenti, un problema di lotte sindacali che non consentono i concorsi, in realtà ci sono tantissime scelte organizzative che stanno soprattutto che stanno deteriorando la situazione di questa zona collinare che dovrebbe essere invece ben collegata al centro di Pescara e al centro di Chieti. Diverse criticità anche a Scafa e Caramanico Terme, dove TUA ha tolto gli stazionamenti. Tutti gli autobus che devono raggiungere Caramanico e poi da Caramanico verso Sulmona o da Caramanico verso Pescara adesso vengono o da Chieti o da Tocco da Casauria, il che significa viaggiare a vuoto per 130.000 km all'anno in più, con danni all'ambiente, all'economia regionale, dove già l'anno scorso ci sono stati 7 milioni di tagli per quanto riguarda TUA, ma soprattutto con grave difficoltà da parte proprio per gli studenti e per i lavoratori che devono collegarsi nei centri di lavoro. Noi chiediamo a TUA di risolvere queste problematiche e soprattutto di fare in modo che queste problematiche non riguardino solo ed esclusivamente la zona collinare di Pescara. Partecipazione appassionata degli studenti del liceo classico Delfico di Teramo al finto processo per omicidio che si è svolto all'università, sempre di Teramo, su iniziativa dell'Ordine Forense Provinciale. Alla simulazione hanno partecipato avvocati e due magistrati del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori e Laura Colica. Il servizio di Tania Bonici Castelli.
un processo per omicidio con tanto di pubblico ministero e difensori, come se la causa si stesse realmente celebrando e sul banco degli imputati sedesse davvero un presunto colpevole. All'Università di Teramo gli studenti della classe terza C del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo hanno simulato un processo penale sotto la guida degli avvocati della Commissione Progetti Legalità dell'Ordine Forense della provincia. Questa iniziativa fa parte di un programma, di un protocollo stipulato fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale Forense. Abbiamo scelto una classe del liceo Delfico, del liceo classico, l'abbiamo seguita per 3 anni, questo è il terzo anno. Nell'ambito appunto di questa sensibilizzazione degli studenti alle professioni forensi, quindi non solo quella di avvocato ma anche quella di magistrato e di operatore del diritto. La simulazione del processo costituisce il momento conclusivo del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento attivato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in collaborazione con il Liceo Delfico e che ha visto come referente l'avvocata Giulia Forlini. Abbiamo fatto delle lezioni teoriche, però abbiamo deciso di concludere questo percorso di 2 anni con un'attività pratica, proprio perché parliamo di formazione, quindi abbiamo voluto far confrontare gli studenti con un vero e proprio processo. Abbiamo simulato un processo, prima li abbiamo portati in tribunale ad assistere ad un'udienza penale ed oggi loro si confronteranno proprio direttamente con un processo penale, parliamo di una fattispecie di omicidio, loro hanno dovuto studiare le carte proprio come si fa in un vero processo e quindi dovranno adesso cimentarsi proprio nei vari ruoli, un gruppetto assumerà il ruolo della difesa, un altro gruppo farà pubblico ministero e parte civile e poi ci sono 8 ragazzi che ricopriranno la carica di giudici, quindi di corte, faranno la parte della corte d'assise. Al finto processo per omicidio protagonisti anche 2 magistrati del Tribunale Teramano, Flavio Conciatori e Laura Colica, che hanno offerto il loro contributo all'iniziativa formativa. Il valore è quello di affiancarsi alla didattica tradizionale per far entrare i ragazzi in prima linea, per prendere il nostro posto e capire se questo tipo di realtà può essere per loro interessante, per il prosieguo oppure no. Ma questa è solo una delle iniziative, perché l'Ordine Forense di Teramo ad aprile parteciperà anche all'ormai celebre torneo della disputa, un evento nazionale a cui sono iscritti circa 1500 studenti appartenenti a 37 scuole secondarie italiane. Dopo questo progetto sono convinto che c'è più consapevolezza nell'impegno che c'è nella costruzione della società civile basata sulla Costituzione e sui codici che, oltre a tutelare l'individuo, tutelano anche quella che è la comunità. Dall'io si passa al noi. E adesso apriamo la pagina dello sport, perché siamo a poco più di 1 ora e 30 minuti dall'impegno del Pescara nel posticipo della giornata numero 29 contro la capolista Modena. E allora andiamo all'esterno dello stadio Alberto Braglia di Modena, siamo praticamente sotto l'ingresso della tribuna stampa dove c'è per noi Paolo Renzetti, che questa sera a partire dalle 20:30 ci racconterà questo posticipo che parte alle 21, all'Abruzzo il pallone ovviamente parte come al solito 30 minuti prima. Buonasera Paolo, gara importantissima per un Pescara, reduce dal successo di Pesaro, così come il Modena invece può sfruttare i 2 mezzi passi falsi della Reggiana. Eh sì, hai detto bene Jacopo, buonasera a te, ai nostri telespettatori. Una partita importantissima per le 2 formazioni, il Modena cerca la vittoria per scappare e allontanarsi ancora di più dalla Reggiana, il Pescara vuole vincere per avvicinare invece il terzo posto, riavvicinare la terza piazza, che l'obiettivo resta l'obiettivo dichiarato della formazione di Auteri. Una gara difficile, inutile sottolinearlo, per il Pescara che affronta la squadra che ancora di più della Reggiana sta letteralmente dominando questo campionato, 68 punti per la formazione canarina, 47 per il Pescara, sono 21 i punti di differenza tra le 2 squadre, ma il Modena, al di là di questa differenza di punti, ha avuto un rendimento negli ultimi 4 mesi davvero incredibile, con 20 partite giocate, 18 vittorie e 2 pareggi. Modena che non perde da quasi 5 mesi,
dunque quanto basta per capire le difficoltà che questa sera potrebbe incontrare il Pescara, che però confida, Jacopo, anche nella legge dei grandi numeri, perché chiaramente lo ha detto anche la storia di questo campionato, non esistono gare impossibili, tutti possono vincere e perdere con chiunque, e il Pescara non è sicuramente una squadra di secondo piano di questo campionato. Crediamo che dopo non essere fino ad ora mai riuscita a vincere con una grande in questo campionato, ovvero con la Reggiana, con il Modena, parliamo della gara di andata, ma anche con il Cesena e con la Virtus Entella, Pescara cercherà anche di sfatare questo tabù, ovvero di ottenere la prima vittoria contro una grande di questo campionato, anche perché il Pescara, seppur ha tardato in classifica rispetto ai primi due posti, è comunque un'altra grande di questo campionato, anche se non è riuscita la formazione di Auteri a tenere fede a quelle che erano le aspettative della vigilia. Vedremo cosa accadrà, non abbiamo ovviamente le formazioni ufficiali, il Pescara deve ancora arrivare qui nell'impianto di Modena. C'è un dubbio, anzi direi due dubbi per quanto riguarda la formazione, Jacopo, del Pescara, due dubbi. Il primo che risponde al nome di Pontisso, che è recuperato, che però dovrebbe giocare dall'inizio ma non è certo, e poi in attacco c'è un ballottaggio con tre giocatori per due maglie, soprattutto Rauti e Clemenza, che si giocano la maglia per scendere in campo dal primo minuto. Ricordiamo che nel Modena non ci sono Silvestri, Bonfanti e Marotta, e invece dovrebbe giocare, usiamo ovviamente il condizionale, dovrebbe rientrare dopo la squalifica dal primo minuto Ciofani, che è l'ex di questa partita, Ciofani che ha giocato con il Pescara, tra l'altro abruzzese doc, che ha giocato con il Pescara qualche stagione fa. Nel Modena gioca anche fresco ex del Teramo, lo avevamo ricordato anche in precedenza, si tratta di Piacentini. Sono previsti circa 7.000 spettatori, questa sera 7 gradi in questo momento la temperatura fredda ma non freddissima, Jacopo. Oh, peraltro Paolo, prima di chiudere il collegamento, ma poi lo riprenderemo a partire dalle 20.30, al mio posto ci sarà ovviamente Andrea Costantini come di consueto, a proposito di calciatori che rientrano dalla squalifica, nel Pescara Franco Ferrari, che mancava proprio a Pesaro, a lui e ai suoi gol, alla sua capacità realizzativa si affida Auteri. Eh sì, Ferrari torna dopo la squalifica, giocherà chiaramente, crediamo, dal primo minuto, prenderà il posto di Cernigoi, che pure a Pesaro aveva avuto un buon impatto con la gara, segnando anche il gol dell'1-0, chiaramente il titolare del posto di attaccante centrale Ferrari, 12 reti in questa stagione. Pescara si affida all'ex attaccante del Como per creare problemi alla munita retroguardia modenese, con il Pescara che dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, dovrebbe essere questo il modulo. Vedremo se Pontisso giocherà dal primo minuto, e vedremo in avanti chi giocherà al fianco di Ferrari tra Dursi, Rauti e Clemenza. Grazie Paolo, grazie ovviamente, con te l'appuntamento è a partire dalle 20.30, a tra poco. Il Teramo si conferma invece squadra da rimonta nel 2022 contro il Grosseto. La formazione di Guidi va sotto per effetto del gol di Nocciolini, ma poi ribalta il risultato con la doppietta di Filippo D'Andrea. Aumenta così il vantaggio sulla zona play-out, che adesso è distante 6 punti. Non è una salvezza a doppia mandata, ma poco ci manca. Il Teramo chiude un ciclo terribile con la vittoria più sofferta e più importante, perché battere il Grosseto consegna più di un pezzetto di permanenza in categoria al termine di 95 minuti di sofferenza. La squadra degli ex Maurizi, Capaldi e Cretella, infatti al Bonolis, fa una gran figura, anche favorita da una prima frazione nella quale il Diavolo è assente, colpevole della contesa che si apre col diagonale di Malotti, ma avrà forti tinte maremmane. Il brivido del gol annullato al 18° sugli sviluppi del piazzato di Saporiti sarebbe un segnale che i padroni di casa però non colgono. Così al 21° Jacoponi si fa scappare Arras, Lombardo non chiude su Saporiti e Nocciolini di testa fa calare sul Bonolis un gelo ancora più pronunciato della già bassissima temperatura percepita. Il Grosseto in palla, Raimo al volo al 35° chiama Perucchini alla risposta in bello stile, e al Teramo servirebbe un guizzo per ribaltare l'inerzia psicologica di un
una gara complicata. Lo trova con la discesa di Lombardo al minuto 38, liberato dalla fisicità di Bernardotto, e il traversone successivo che D'Andrea corregge alle spalle di Barosi con una testata forse deviata, ma che cambia il volto della partita. Anche perché Lombardo da punizione cerca la via della rete senza trovarla dopo pochi istanti. Nella ripresa però il diavolo innesta la marcia superiore. Zosmanovic apre le danze al quarto dopo un'azione insistita di Bernardotto e D'Andrea, trovando la risposta di Barosi. Diavolo che trema quando la discesa di Aras vede la chiusura di Arrigoni sul corpo di Nocciolini. Rimpallo che si stampa sulla traversa. Guidi inserisce Rosso e Mordini, riportando Zosmanovic a destra e a ragione, perché passano pochi secondi e il numero 2 trova un traversone calibrato che D'Andrea impatta, sorprendendo tutti e firmando il sorpasso del Teramo col quarto centro personale in campionato. Vantaggio che i padroni di casa vorrebbero consolidare. Rosso potrebbe essere esiziale quando Jacoponi lo serve al limite dell'area di rigore, destro affilato, e anche per lui traversa piena. Entra Cisco per uno stremato D'Andrea, Teramo senza una vera e propria punta. Perucchini cala la saracinesca sulla conclusione di Artioli e di fatto consegna 3 punti che per il Teramo sono pesanti come un macigno. Salvezza quasi in cassaforte, la trasferta di Cesena senza gli squalificati Bernardotto e Rossetti fa paura, ma i punti, quelli che invece latitano dalle parti di Grosseto, adesso sono una discreta assicurazione sul prosieguo della stagione. E così si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo, a partire dalle 20:30, l'appuntamento con l'Abruzzo del pallone live per seguire il posticipo importantissimo dell'Alberto Braglia di Modena, dove scende in campo alle 21 il Pescara contro la capolista allenata da Attilio Tesser. 90 minuti fondamentali per il Delfino, che ovviamente seguiremo nel pre, durante la partita e anche con le interviste post gara. Il telegiornale invece si aggiorna dopo il posticipo Modena-Pescara con la terza edizione. È tutto, buona serata.